per spiegare appunto questi passi caratteristici di Papito Alala, che sono molto importanti, perché io stesso, quando ho cominciato a studiare con Papito nel 1994, all'inizio mica ci avevo capito nulla, anche perché è interessante capire che noi occidentali abbiamo più un apprendimento razionale, per cui abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi le cose nei minimi particolari, come in questo momento sto cercando di fare io. Invece a Puerto Rico, ma anche a Cuba, un po' dei paesi dell'America Latina, dei Caraibi, l'apprendimento si basa più un apprendimento imitativo, per cui il maestro fa e tu imiti. Certo, bisogna avere delle capacità, ma soprattutto lì sono avvantaggiati, perché ascoltano questa musica dall'infanzia, vivono nel contesto giusto, sono molto più, diciamo, disinibiti, no? Sviluppano di più il linguaggio del corpo, quindi per loro è più facile recepire a livello imitativo, mentre noi chiaramente dobbiamo a che fare con tutti i nostri blocchi, il fatto che cominciamo spesso e volentieri a ballare in età adulta, a magari abbiamo delle problematiche anche fisiche che ci portiamo dietro, non è obiettivamente facile imitare, quindi poi noi siamo abituati proprio a scuola che ci devono dire. Allora io racconto sempre questo diciamo aneddoto, perché è interessante che anche voi che ci state ascoltando lo sappiate. Una volta proprio con Papito andammo a fare uno stage a Catania, e praticamente in questo stage c'erano sia adulti che bambini, e Papito si metteva lì, faceva i suoi passi, e mentre i bambini lo seguivano senza fare nessuna domanda, gli adulti lo interrompevano in continuazione: ma quel passo con che piede l'hai fatto? Ma che tempo era? Ma la mano come l'hai messa? Lui a un certo punto si voltava tutto sfastidiato e dice: ragazzi, bailamos. Questo vuol dire che effettivamente è proprio una mentalità completamente diversa. Bene, quindi ecco perché è importante anche capire il perché di determinati passi. Ad esempio, un passo complicato di Papito è quello che lui chiama cruzado all'aro. Perché è complicato? Perché qui addirittura abbiamo un cambio di tempo. Dal tempo 2, 3, 4 passiamo invece all'1, 2, 3 attraverso un passo che noi potremmo dire rumbeato, perché in pratica che cosa succede? Che dal passo base, sempre con l'impulso, carichiamo sul tempo il 6, carichiamo sul 7, sull'8 facciamo una piccola pausa e qui entriamo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. A questo punto che cosa succede? Che Papito dava un passo con il tallone e poi si faceva un piccolo sgambetto che è abbastanza complicato. Pa, tu, tu, pa. E questo lo dovremo spiegare con calma. Ma prima di fare quest'ultima parte, che è obiettivamente complicata, ma ci arriviamo, andiamo a capire appunto questo cruzado al lato. Quindi dal 2, 3, 4 carico, 6, 7, 8 in aria, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, in pratica lo facevo 8 volte. L'ottava volta, mano sul pantalone, peso indietro, e andiamo praticamente con il tallone, in alternativa un calcio, poi ve lo spiegherò in tutte e due le varianti, tallone e calcio. Quindi cerchiamo di farlo cantandoci il famoso tumbao della conga. Cucum, pac, tutu, cucum, pac, cucum, pac, tutu, cucum, pac, tutu, cucum, 1, 2, 3, pa, 6, 1, 2, 3, pa, 6, 1, 2, 3, fai sizza, 1, 2, 3, fai sizza. Ok? Quindi è un po' strana questa cosa, però questo ci fa capire che non sono così legati. Allora, due, sempre due. Ci possono essere dei passi, come spesso avviene nella rumba che si balla sul primo tempo, dove andiamo a accentuare invece il tempo forte per poi tornare chiaramente sul due. Ok, quindi andiamo a vedere questo famoso scambetto. Questo famoso sgambetto in realtà è tipico anche della nostra tarantella, dove praticamente che cosa succede? Vedi? Nella tarantella si fa questa cosa qui, pa, tu, pa, vedi? Il calcio, però il piede che si muove avanti e indietro.
tumpa, tumpa. Questo è un passo tipico che fa anche molto Roberto Roena. In questo caso, quindi, praticamente nel dare il calcio, noi ci dobbiamo dare uno sgambetto, vado in avanti, poi con il piede destro torno indietro e chiudo. I tempi di esecuzione sono 8, 1, 2, 3, 4, questo è senza sgambetto. 8, 1, 2, 3, 4, con lo sgambetto, 8, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, col tallone, pa, tum, tum, e, pa, tum, tum, e, pa, tum, tum, e, pa, tum, tum, e, pa. Chiaramente c'è bisogno di molto allenamento, che praticamente sul quarto partiamo, cruzato al lato, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pa, e torno scrollando le spalle, di nuovo, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pam, pam, cruzado alla, 2, 3, 4, cruzado alla, Pa, cu, pa.